Siamo in Corso Vittorio Emanuele, angolo via Regina Elena, anche qui tombini completamente sprofondati. Questo è oro, questo tombino. Se vedete quest'altro, addirittura proprio i ferri si sono completamente piegati e fuoriescono. Da qui passano gli autobus. E guardate qui, ci troviamo in via Regina Elena, angolo via Adria, di fronte a un negozio di generi alimentari, qui i cassonetti. E ci ha tempestato di telefonate un cittadino, molto spesso non vengono svuotati. Allora, vengono riempiti dopo stamattina non sono stati svuotati, sono stati svuotati alle ore 14. Come si fa a governare una città stamattina alle ore 14? Questa mattina sono stati svuotati alle 14. Ma non è un giorno che si certo è di questa cosa. No, perché continuate a diseducare i cittadini. Voi dovete invece educarli, dovete dire che non si porta il sacchetto in qualunque momento del giorno, che non si butta la spazzatura dalle finestre giù, che non si mette la spazzatura vicino al contenitore per la plastica o per la carta. Quando voi immaginate, magari per un episodio, io non voglio dirlo perché non la vado a raccogliere io la spazzatura, ma quando voi fate questo lavoro, diseducate il cittadino. Taranto ha bisogno di essere educata. Quando non si fa capire al cittadino che è lui che non deve fare la cacca al cane e si pretende dal sindaco il vigile che deve fare la multa, voi diseducate. E questo è un altro atteggiamento di diseducazione. Quel cittadino che lascia per terra il sacchetto, ammesso e non concesso che ha trovato pieno il cassonetto, lo va a portare da un'altra parte, lo va a portare più avanti, non con una strafottenza incredibile, tutto giù per terra, carte, qualunque cosa. Io dovunque vai, vedi fiumi di carte, di bottiglie, di plastica, di qualunque cosa. Ma fate le riprese di queste cose e invitiamo i nostri concittadini a rispettare, perché gli alibi sono quelli che creano le situazioni di inciviltà e voi li fornite con questi atteggiamenti. Allora, fermo restando, allora, se mi permettete, mi permetto io su questo, non mi sono mai permesso di contraddire tutto quello che vi ha detto. È giusto che il cittadino deve essere educato, però in quella via ci abito anch'io e vedo quotidianamente quel cassonetto è stato pulito alle 13.45 perché hanno visto il dottor Abate fare le riprese. Qualcuno ha segnalato. Ma non è... Come? Un attimo, scusi. Quel cassonetto ci sono anche 2-3 giorni che non viene svuotato. Il prelievo della nettezza urbana a Talsano viene fatta di mattina. E oggi, ripeto, l'hanno fatto alle 13.45 perché è stato visto il dottor Abbane fare la ripresa e perché in quell'angolo abita un cittadino che ogni venerdì prima e ogni giovedì oggi, in questo periodo, telefona in questa trasmissione per evidenziare quello che è il disagio. Allora io ti invito a far venire qui. Capisco tutta l'educazione nostra, ma non dobbiamo passare anche per porci quando porci non lo siamo. Chiedo scusa un secondo, nessuno ha detto che noi siamo porci. Noi dobbiamo dare atto, adesso parlo io se permettete, perché adesso parlo io, dobbiamo dare atto all'AMIU del lavoro che svolge. Massacrante. Il sindaco sta dicendo che noi siamo incivili. È l'unica città dove si raccoglie due volte la spazzatura, è l'unica città dove vicino ai cassonetti si mettono i frigoriferi, le lavatrici, i divani vecchi. Ma dove si è mai vista una cosa del genere? Ma ci dovremmo vergognare, altro che accusare l'AMIU che non raccoglie una volta, che può anche capitare e può anche succedere. E non solo, ma se vi portiamo i dati della raccolta, è raccapricciante, paragoniamoli alla raccolta di altre città. Io non lo so, c'è una povertà inaudita, ma noi produciamo tanta di quella mondezza. Vorrei riprendere il discorso, perché allora il discorso è questo: nessuno vuole sminuire l'impegno dell'AMIU e l'impegno di Nevoli. Do anche atto a Nevoli che ogni qualvolta ogni qualvolta noi abbiamo investito di alcuni problemi Nevoli, devo dire che Nevoli è stato estremamente pronto per intervenire. Nelle precedenti puntate di Polifemo, registrazioni alla mano, almeno 3 o 4 volte il signor, non ricordo il nome, ci ha telefonato anche in diretta sollevando questo problema dei cassonetti. Noi siamo andati in loco e abbiamo trovato il cassonetto pieno. Vabbè, Luigi, scusa. Ora,
Adesso noi abbiamo fatto vedere il cassonetto. Benissimo. Staremo a vedere se l'AMIU passa e pulisce, perché poi... Non mettiamo in dubbio l'impegno, esatto. Può anche capitare che su 100 cassonetti ne salti uno, non è questo il problema. Noi abbiamo solamente voluto dare spazio a un cittadino che giustamente... Okay. Andiamo avanti, cambiamo argomento. Continuando le immagini, dicevo, abbiamo visto questi, ecco qui anche il problema che abbiamo poc'anzi enunciato, il problema dell'acqua, dell'umidità, si crea proprio un muschio forte, guardate quel verde. Qui ci troviamo in via Madonna delle Grazie, c'è un pezzo, abbiamo visto, di asta, di metallica, e qui una curva pericolosissima, quindi una doppia curva, e peraltro la zona non è illuminata, per cui qualcuno ironicamente, guardate anche lo spazio del marciapiede dove passare è assai ristretto, manca l'illuminazione, per cui qualcuno anche ironicamente detto la Madonna delle Grazie molto spesso ci fa la grazia di non fare incidenti. Questi sono dei suggerimenti che abbiamo dato. Tornando e concludendo il discorso dell'AMIU, ripeto, non è un attacco, ma è la constatazione, è una critica propositiva e costruttiva, perché si risolva quel problema, perché questo cittadino... Si deve risolvere a monte il problema della nostra inciviltà. Sì, ma questo è un altro discorso. Poi che ci sia anche il cassonetto, voglio dire, io non lo so, perché non è che io gestisco la raccolta e non lo so. Io sto facendo, se lei mi fa vedere il marciapiede, eccetera, io non ho fiato, non è questione, qui non si tratta di dire va tutto bene, ma dava la Marchesa, perché è chiaro che è una città a mille problemi, ma che stiamo, forse non ci stiamo capendo. Rispetto però al problema della igiene e della pulizia della città, siccome siamo in una città dove i cittadini non la rispettano, perché la quantità di carte, di bottiglie, di plastica, di vetro che noi troviamo, di sacchetti lasciati in qualunque parte della città, è inaudita, inaccettabile. E allora 100 riprese di marciapiedi, 100 riprese di buche, di quello che volete voi, ma fate un pochino di campagna in favore di un senso civico che a noi manca, perché in qualunque quartiere, si chiami Borgo, si chiami Salinello, Paolo VI, noi riscontriamo un atteggiamento di strafottenza, sia per quanto riguarda i cani, per quanto riguarda il sacchetto, uno fuma, finisce il pacchetto, via, per terra, un altro mangia un gelato, quello che rimane, la carta, o se non lo ha finito, per terra, i giovani bevono la birra, le bottiglie servono per giocare, per terra. Allora, fate questi messaggi, date questi messaggi, perché così la città cresce. Capita perfettamente. Ma no, perché è un lavoro che noi facciamo massacrante, allora noi chiediamo la collaborazione per questo. Mi mandate per cortesia, le voglio far vedere una cosa. Altrimenti non ci capiamo. È in essere in questo momento a Polifemo una campagna di sensibilizzazione a cura di Polifemo e dell'AMIU, atta a comunicare alla gente che bisogna rispettare la città. Vi faccio vedere lo spot. E proprio c'è, vediamolo insieme.